Allora, buonasera e benvenuti in questo nuovo video. Guten No, sera, 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 na, 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 na. na. Non riesco a farla seria. Guten Sera, 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 na, 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 na. na. Guarda che bello! Qua c'è l'Adda, non si vede una mazza, ma vi giuro che c'è l'Adda, l'avrete vista non so quante volte, lì c'è il castello. Sempre di treccio sull'Adda. Volevo cominciare questo video seriamente, ma No, va, già cambia canale. non ce la faccio. Mi raccomando, cambia canale. Allora, noi ragazzi stasera siamo in festa, te spiego. Dici, Tamara, solo tu sei in festa perché il mondo non è in festa. E ok, una piccola festicciola mia e di mio marito. A proposito, eccolo qua, amore. Allora, che cosa succede? Domenica è il nostro anniversario. Ebbene sì, il nostro 18esimo. Amore, siamo due ragazzini, 18esimo. Il nostro Minchia. anniversario di matrimonio è il 2 ottobre. E li andiamo a festeggiare stasera. Dici, perché Tamara non lo festeggi domenica? Perché domenica saremo a lavorare, ovvero saremo al mercatino. A proposito, chi è di quelle parti? Ma se non dici dove, Un attimo, chi è di quelle parti può venirci a trovare? Saremo a More Caldana. Caldana, ovvero una frazione di L'allegatore deve mettere Cuocchio Trevisano. Coquio Trevisano. Trevisago. Praticamente Caldana è una frazione di Coquio Trevisago. Credo. Vabbè, noi comunque sul navigatore mettiamo Coquio Esatto. Trevisago e la troviamo. Dopo da lì mettiamo Caldana e poi ci porta Caldana. Comunque stavo dicendo che noi domenica saremo a fare il mercatino a Caldana, per cui non potremmo festeggiarlo. Allora, abbiamo deciso di andare oggi. Però oggi che giorno è? Oggi è venerdì, voi però questo video lo vedrete domani, ovvero sabato. Dici perché? Perché domani abbiamo altre cose da fare e non ci stavamo dentro. Ma va benissimo, basta che si festeggia, vero No, beh, amore? certo. Infatti, oggi Marco, su sua insistenza, allora io volevo andare al solito Ren Sushi, cioè io ormai ho come sushi Ren Sushi, cioè è buonissimo questo sushi lì, ci abbiamo portato anche i nostri amici, tutti, ah, è buonissimo, è buonissimo, è buonissimo. Marco stasera mi vuol far cambiare. Andiamo da Yu Sushi. Stasera andiamo da Yu Sushi. Vabbè, ha vinto lui. Non so come ha fatto a vincere lui. Stavo dicendo che non so come ha fatto a vincere lui, però ha insistito. Andiamo là, andiamo là. Vabbè, vediamo. Ah, Madonna, qua è pieno di poi dossi. qua c'è Comunque, da vi sto facendo venire fare. mal di mare, ma non è colpa mia. È che è pieno di dossi. Qua c'è da Pieno. fare una puntualizzazione. Dica. Perché senza fare nomi, qualcuno di Sesto Calende, una Sì? persona a caso, ci ha detto che il grande amico Ciupilan era stato Sì, espulso infatti, dal. No, Manu! non fare nomi, che non si possono fare nomi. È una di Sesto Calende. Suo papà si chiama Enrico, oltre non possiamo dire, non diciamo nomi. Ascolta, ma noi ci siamo visti la quarta stagione Però del. il Come Ciupilan si è stato chiama? promosso. Vedi qua, Yu Sushi. Il collegio. È già aperto, amore, c'è già gente che ci mangia. Ma vediamo com'è. È il Comunque, collegio, quarta stagione noi del abbiamo visto collegio. la quarta stagione del collegio perché ormai ci eravamo intrippati, è stata carina, infatti vedremo anche le altre. Ma Ciupila non era stato espulso, Ci eh? hanno sbirrato che Ciupilan doveva essere espulso, invece non è vero. Tra le altre cose qua, ragazzi. Amore, puoi parcheggiarti E anche no, c'è lì qui, eh? davanti, lì in fondo, adesso c'è un Qui parcheggio c'era la lì. scuola guida dove ho fatto io scuola Guardala, guida. ancora là, davanti. Tu non hai fatto scuola guida qua. No. Amore, parcheggiati però. Qua. Guarda che ce n'è, là è E io qui. invece. Vai più là allora. Io invece ho fatto scuola guida qua. L'ho fatta proprio qua. E mi sono trovata bene. Proprio lì la mia scuola guida. Nel lontano 92. Va bene, a dopo. Eccolo qua, Yu Sushi. Vediamo. Allora, eccoci all'interno. Guarda che bello che è. Marco sta già vedendo cosa prendere. Molto soft. Vediamo, dai. Auguri, amore. Auguri, Allora, Marco ha anche già nulla. zannato, l'ha già spopolato. Questo è il nostro primo piatto che è arrivato. Wow,
le luci sono molto soffuse, ma i piatti... Ah, qua dentro dobbiamo mangiare. Questo era il pad per prendere la roba, adesso mi servo. È piccante? Marco ha provato uno di questi, c'è la salsa piccante. È così. Che fai? Metto piccanti da me. Ah sì, amore, dobbiamo fare la foto di copertina. Cosa vuoi prendere per fare la foto di copertina? Ho pensato che è piccante. È buono? Buono o meglio o peggio di quell'altro? Un buono uguale, un buono, mi piace. Alla vostra. Buon appetito, amore. Proprio. Allora, questi sono i lieviten, i gamberetti pastellati e poi i ravioli di carne alla griglia, no, al vapore, di carne al vapore. Allora, qua Marco ha preso il suo zenzero e... nigiri al polipo. Non c'è poco, qual è il polipo? Polipo, buono. Buono? Allora devo assaggiare l'altro. Merita. Assaggiamo. Io la vanello. Oddio. Guardiamolo. Buono. Buono. Molto buono. Allora, arrivato altro piattone, questo ce l'avevano anche nell'altro sushi. La fragola. Però qua ci mettono tanta salsa di soia. Sono soia. Buono, amore. Mentre l'altro... Non sappiamo bene che cos'è, ma adesso assaggeremo. Buono. Allora, ultima portata. Questo è quello che gira, arrivato. L'amore gira la ruota. Com'è questa? Gira la ruota. Qualcosa ai frutti di bosco. No, yogurt ai frutti di bosco. Ne abbiamo presa solo una perché io sono già pienissima. Che belle. E ne assaggio, sì, tre fiorellini e ne assaggerò solo un pezzettino. Assaggia, amore. Buona? Buona buona? Buona, secondo me anche strisciare un po' di fiore. Meglio. Allora, eccoci. Puoi partire, amore. Allora, eccoci qua. Questo stavo dicendo che era la scuola guida dove ho fatto la mia patente. Al tempo erano 4 vetrine, anche al tempo, sai che non mi ricordo, non so che erano 2 o 3 vetrine, mentre qua dove c'è questo palazzo qui, anzi no, non dove c'è questo, ma di fianco quelle case in costruzione, queste case in costruzione qua c'era il Cinema King, dove noi pischelli, al tempo anche Marco veniva con i suoi amici, io venivo con i miei, venivamo comunque al cinema, qui c'era il Cinema King, ci sono tantissimi bellissimi ricordi di quel cinema lì. More, lo sai che io sono venuta qui a vedere Batman? Ma anch'io ho venuto a vedere. Ma quello con Jack Nicholson. Eh sì, vabbè, non è che ne hanno fatti 13. Magari eravamo nella stessa sala, amore. Probabile. Perché io mi ricordo che era strapieno, che non c'era più un posto libero. Sì. Anche tu ti ricordi sta cosa? Ti ricordi anche che costava 10.000 lire? Sì, forse anche meno. No, 10.000 lire costava, sì, a domenica pomeriggio. Ma tu sei venuto di pomeriggio o di sera? Di pomeriggio, eh. Anche io di pomeriggio, ma secondo te? Ma poi andare in giro a... Madonna, i dossi, ragazzi, scusate, ci sono i dossi, balla tutto. Stavo dicendo... Non è che sabato sera come adesso, che comunque giovani ci sabato sera, volte sabato ma no, sera, amore, ma quando è uscito il Batman quanti anni avevamo io e te? Ma aspetta che vado a vedere. Ari, eccomi, allora è uscito nell'89. Amore, eravamo due pischellini, infatti io sono venuta... 14 anni. Io sono venuta con la mia compagnia...
mi fa ridere perché me lo ricordo che eravamo gasatissimi che dovevamo vedere sto Batman. Anche te eri gasato. Sì, era tutto Bat, il Bat Motorino, il Bat 4, tutto Bat. Comunque sono dispesi di ricordi. Adesso ci hanno fatto quell'edificio lì che è lì fermo da non so quanti anni. Hanno buttato giù il cinema per costruire... Sì. Per costruire quel, diciamo, quegli appartamenti che però sono rimasti invenduti, fermi, non so che cosa sia successo. Comunque tutte le volte che passo di là ricordo c'è, no, anche per te non c'è. Infatti per noi è anche un po' un'indicazione dove c'era il King. Dove c'era il King, infatti diciamo dove c'è il King. Ma io mi ricordo che ho visto anche Somersby, tu non l'hai visto Somersby? Cos'è? Oddio, Somersby! C'è? Con Judy Foster e Mel Gibson! Non ho più paio di idea. Figurati, era un film bello, delicato, ma a te quei film non ti piacciono. Poi ho visto quelli di Natale qualcosa. Anni 90 ci ho visto. Film anni 90, ma sicuramente l'hai visto anche te, solo che non te lo ricordi. No, il film lo ricordo, ma non, ma qua attrezzo, sai che non mi ricordo che film ho visto. More, ma io ne ho visti tantissimi al Cinema King, ma anche sicuramente anche te ne hai visti tantissimi. Noi andavamo anche con la scusa a Monza a vedere il cinema. Ah, te andavi anche a Monza. Al Capitol. Io non ci sono mai andata al Capitol. Il Capitol era quello più vicino alla fermata del Pullman, o se no c'era anche il Capitol a Vimercate. No, non ci sono mai andata perché noi non bazzicavamo a Monza e Vimercate. Ma per la scusa di dire, siamo andati a Monza. Invece noi andavamo a Milano, quello che ci aveva 7-8 sale. Ma non sempre, More, non sempre. Qualche volta quando era festa bella andavamo al cinema 7-8 sale. Ma tu ci sei mai andato in quello delle 7-8 no. sale che c'è sotto i portici lì? Proprio in Piazza Duomo. No. Vabbè. Niente ragazzi, la nostra serata finisce qua. Il nostro anniversario l'abbiamo festeggiato. Ormai, amore, sono 18, maggiorenne. Siamo maggiorenne, ormai, che ne mia. Siamo maggiorenni. Va bene ragazzi, speriamo che il video vi sia piaciuto. Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia. Spollicciate se vi è piaciuto, condividete altro dosso, perché qua se non ci sono i dossi non siamo in Lombardia. E che cos'è che devo dire? Ah sì, scampanellate e a prossima. Auguri, auguri, ciao.